Che ci siamo? Siamo pronti? Pronti a volare? Buongiorno a tutti, ben arrivati. Siamo pronti? Dai, via, togliamo il disclaimer, l'abbiamo visto tutti. Allora, prima cosa, nell'Academy stanno caricando adesso, in questo momento qui, i template. Non andate però subito nell'Academy a prendere i template, perché probabilmente stanno facendo delle prove, li mettono, li spostano, li tolgono. Quindi aspettate che vi scrivo in chat che sono affermati, che ci sono, quindi scaricate quelli giusti, no? Adesso magari andate a scaricare, stanno mettendo qualcosa di sbagliato, poi non avete quelli giusti, quindi stanno caricando i templates, ok? Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che mettendo automaticamente il template dentro la cartella indicatori, quindi se vai qui, vai su apri scheda data, ok? Ti si apre questa bellissima cartella. E qui trovi i template, li devi mettere qui dentro, ok? Così vi ho spiegato anche questo. Li devi mettere qui dentro, sono questi qui praticamente, li devi mettere lì dentro. Una volta che l'hai messi, ti si carica tutto quello che vedi qui in questo grafico qui. Logicamente, una volta che l'avete inserito, dovete mettere per gli indicatori la vostra password, ok? Se no, non vi funzionano. Bene, quindi anche questa l'abbiamo fatta. Quindi questa è una cosa nuova, piano piano adesso stiamo mettendo tutto quanto. Allora, per il momento li stanno mettendo per il metodo fascia, per tutti i time frame, dal minuto all'H4, dal 5 minuti, tutti già predefiniti. Poi sul metodo ciclico e piano piano poi si caricheranno anche le altre strategie. Quindi piano piano piano, chi c'è dall'inizio si gode tutto quanto il work in progress, diciamo così, no? Chi arriva dopo trova il piatto pronto, ma il piatto pronto tu lo sai che ce l'hai sì il piatto pronto, però non sai come è stato cucinato, eh? Non sai gli ingredienti. Quindi mi sa che è meglio per chi è entrato all'inizio, che magari ancora non trova tutto preciso, preciso, ma almeno c'è tanta roba. Ok? Va bene, allora partiamo anche per chi adesso non fa parte della chat, non fa parte dell'Academy, chi magari oggi piano piano il viso, io vedo ogni tanto che qualcuno zac, 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 lo cancellano, quindi vengono cancellati. Tutti quelli che hanno goduto adesso di 2 o 3 settimane di chat, ad un certo punto si vengono cancellati. Bene, io vedo un punto aggiunto, c'è cioè un'aggiunta in più per chi è dentro la chat, se vuol fare trading come l'abbiamo fatto ieri. Tutto quanto, Giuseppe, queste cose qui non lo so, ci avanza il visual di queste cose qui, ti arriverà tramite visual, non lo so, guarda. Comunque, per chi ha goduto anche ieri dell'operatività Euro AUD, se non ti arriverà, ti arriverà, dai. Per chi ha goduto ieri dell'Euro AUD con la situazione short da qui, ma che cavolo Paolo, questa qui è proprio la prova di quando un trader da tanti anni fa trading e sa cosa fare. Prima cosa, adesso vi faccio proprio lo spiegone dall'inizio, proprio da qui. Se tu sei entrato qui con un lotto, ok, lotto, adesso ho messo qui il lotto, facciamo finta che questa qui è una L, ok, un lotto, e va in perdita di 1,5820 fino a 1,5890, va in perdita di 60 pips. Cosa sono 60 pips da un lotto? Più o meno 600 euro. 600 euro, capite cosa vuol dire 600 euro? Per un conto piccolino si va subito a fondo, si brucia subito. Un conto da 1000 euro, bruci il 60% di capitale, se non di più. Adesso ho fatto a caso i conti. Quando siamo arrivati qui, io ieri sera ho detto, ragazzi, seconda operazione, size doppia, quindi doppia size. Qui avevamo una, adesso io ho messo un lotto, però facciamo il conto che fossero anche un lotto veramente. Qui ho fatto il due lotti, ok? Conti grandi lo possono fare, conti piccoli no. Scendendo fino a qui, ho guadagnato chiudendo questa in perdita e questa in positivo, ok?
Questa è un'operazione di recupero, è la prima volta che la facciamo durante la chat, vero? Ok? Chi è che l'ha fatta ieri? Chi è che mi sa dire che ha fatto con me questa operatività qui? È scappato, il grafico è scappato, ha fatto questa salita, ok? Poi ha fatto questa salita, quindi è una cosa normale, adesso sta facendo questo ritracciamento. Ed era normale, bravissimi, l'avete fatta, avete fatto anche i recuperi? Ok, l'importante è farle con delle size giuste, se perfetto, se... Tra le due operazioni hai guadagnato. Perfetto, Pepe. Benissimo, Adriano. Quindi alla fine c'è un motivo perché facciamo queste cose. Non è che sono un menefreghista a un certo punto. Ciao, ciao, buonanotte, ci sentiamo domani. Qualcosina la porto. Chiaro, non farò tutto il 100% perché immaginate che io vado in ferie 2 settimane, mi metto lì in chat a scrivere cose. No, avrete tutto quanto nella chat, non ci sarà, magari sarà chat, sarà in pausa di 15 giorni, ma avete tutto quanto i metodi per fare trading lo stesso. Io vi sto preparando a queste cose. Torniamo un attimino nell'Academy. Nell'Academy c'è una sessione che da oggi piano piano incomincio a riempire, si chiama Big Pictures. Quindi le immagini, cioè andiamo a fare un po' di analisi di fondo, ok? Su quelle operatività a lungo termine o comunque con delle operazioni basandosi su time frame un po' più grandi, le big pictures. Poi le big pictures potrebbero essere anche una cosa del genere, perché io adesso ho visto che dal pivot ha fatto questa salita qui, ok? Bene, l'euro AUD noi l'abbiamo venduto stamattina. L'euro AUD l'abbiamo venduto stamattina, dovevo andare a vedere anch'io, dobbiamo aver venduto 1,5906, 1,5906 l'abbiamo venduto qui, 1,5906 qui, ok? E ci siamo presi il take profit sul pivot, 20 pips, ok? Bellissimi, belli. Adesso io ho tracciato questa trend line irregolare, o trend line di analisi tecnica più o meno presa da questo massimo qui, ok? A questo massimo qui vado a prendere questo adesso si è spostato un attimino, però alla fine guardate questo massimo, questo massimo, questo massimo e prendo questo minimo, ok? Posso lasciarla anche così, non è che cambia più di tanto. È una trend line regolare, ok? Allora ho questo segmento celestino che vedete qui, l'ho riportato della stessa grandezza qui, con un take profit al pivot. Perché in questo time frame a 5 minuti faccio questa analisi qui? Dov'è l'analisi giusta? Cos'è che sto scegliendo io per fare questo trade? Oltre a indicare su questo, infatti ho detto guardate bene l'immagine, vedete questo canale qui? Questo canale qui mi indica delle campane gaussiane magenta che vanno a finire sotto il canale, la campana gaussiana gialla è questa, sta chiudendo, la campana gaussiana magenta torna sotto, quindi sta chiudendo qualcosa. Bene, ma questo non mi dà una, tra virgolette, certezza che il trade vada bene, giusto? Assolutamente no, assolutamente no. A parte che siamo entrati qui, quindi stiamo già in positivo di esattamente 6-7 pips. Ok, non importa, ma qual è il punto? Dov'è che devo guardare se voglio capire se sono sulla strada giusta? Dai, Peppe, qual è? Il risultato della chat è ottimo. Grazie, grazie a te, Antonio. Mi fa piacere. Poi non è solo la chat, per favore non. Fermatevi alla chat e state lì imbambolati a guardare la chat. Andate, corso metodo fascia, capite un casino di cose. Poi piano piano da lunedì prossimo cominciamo il metodo ciclo da fondo, dall'inizio proprio. Mi conosco tutto, vi do le scatole temporali anche per altre cose, non solo per l'euro-dollaro. Dai, piano piano portiamo avanti tutto. Io penso che sia un buon punto. Oggi no, quindi. Oggi no cosa? No, oggi no, oggi è martedì, non ce la faccio, faccio un webinar adesso, oggi pomeriggio no. Lunedì prossimo, ore, perché adesso d'ora in poi lunedì sarà il giorno della chat, ok? Vediamo se riesco a farne due alla settimana. Va bene? Allora qual è il punto che io devo scegliere per fare il trading adesso? Dov'è il punto? Se io sto guardando 5 minuti, mi sposto. Vedete che adesso qui sta facendo anche un istogramma verde normale, però vado su H1. Ah, su H1 dove sono? Allora qui sull'H1 vi ho fatto una bella analisi, secondo me è molto bella. Ok, lasciamo stare che sta per ripartire qualcosa, una campana gaussiana gialla. Perché non mi dà fastidio che riparte una campana gaussiana gialla? Vediamo se qualcuno di voi ha capito già un po' del metodo ciclico, metodo fascia. Tu che l'hai fatto, Peppe, che cos'è questo? Ti
Che cos'è? Cosa stiamo guardando? Bravissime, cosa stiamo guardando? Che la campana gaussiana gialla probabilmente non è questa e poi riparte una nuova. Questa qui è la parte centrale, quindi prima gamba, seconda gamba, terza gamba, quarta gamba. Ok? Quindi mi aspetto una fase di mercato rossa, una fascia rossa. Quindi automaticamente io ho tracciato dal massimo del ciclo 1, che lo so perché se questo è il ciclo 2, il minimo ce l'ho qui. Quindi all'interno avrò i due cicli. Adesso, anche contandoli con la campana gaussiana, posso vedere che sono questi comunque. Ok? Quindi questo è il massimo del ciclo 1, non è questo, ma è questo perché è il primo. Traccio la trend line del nucleo, traccio la trend line ciclica, ok? Mi viene fuori una forbice qui in basso che se lo andiamo a vedere. Quindi a questo punto io mi aspetto come minimo un retest del livello del perno, ok? A noi non interessa arrivare fino a lì, mi interessa soltanto magari arrivare in una... Ah, sto sbagliando anche il grafico, Audio CD. Faccio sempre confusione su Audio CD e Euro D. Sto facendo anche un po' di troppe cose e io capisco che mi sto facendo confusione. Ok, scusate, ho sbagliato, volevo andare su Euro D H1. Ah, scusatemi, torniamo indietro di 2-3 minuti. Ero Audi, ok? Devo cambiarli, devo spostarli questi, li sposto già adesso così no, se no me li metto qui che così non danno più fastidio, perché ogni volta sbaglio tasto. Ok, li ho spostati così non ci sarà più il problema. Diciamo che così, ok. Allora, torniamo su 5 minuti di Euro Audi, ripartiamo da qui. Euro Audi, perché sto guardando l'Euro Audi su 5 minuti mentre... L'analisi più grande è su H1, perché su 5 minuti posso sicuramente adesso farmi anche una fase long e tornare un po' più su, ok? L'importante è che magari non ritorni sui massimi, ma do quasi per scontato che non lo farà, perché sull'H1, eccola qui quello che volevo vedere prima, infatti era più o meno la stessa, però mi sono sbagliato, non ho letto bene. Vediamo qui, infatti non mi sembrava un po' strano. Allora, noi abbiamo il ciclo 1 e il ciclo 2. Da cosa riconosciamo il ciclo 1 e il ciclo 2? Ve lo faccio vedere qui. 1, 2, anche se sono un po' strani. E questa è la dinamica ciclica che non è euro-dollaro. Cosa vuol dire che sono un po' strani? Questo ciclo è piccolino e questo ciclo è più grande. Ok? Finisce qui. Va bene. A me non interessa perché alla fine il ciclo non era finito qui, questo era il ciclo 1 e questo era il ciclo 2, ma non mi interessa, ok? Posso anche soltanto andare a orientarmi con l'indicatore che mi finisce qui. Io so però che ciclicamente c'è una frattalità, quindi questo era il ciclo 1, questo era il ciclo 2, e abbiamo una frattalità che vedete che è assolutamente straordinaria di precisione. Quindi 1 e 2, questo era il massimo del ciclo 1, lo traccio fino alla fine del ciclo 2 e ho la trend line, quella magenta che è il nucleo. Dal minimo del ciclo 1 al minimo di partenza del ciclo 3, quindi la fine del ciclo 2, traccio la trend line, quella classica ciclica. Quindi ho questo livello qui che si chiama livello del perno. Quindi questa è la forbice. Ok? Quindi io, vedete che livello del perno qui sotto c'è il pivolo, vedete questi puntini verdi? Quindi io mi aspetto come minimo un livello del perno oggi, che sarebbe un minimo come il minimo di ieri. Ok? Poi. Quando il trading comincia ad andare in guadagno e mi arriva al livello del 50%, quindi questa zona qui, che è anche una trend line ciclica, non altro che una trend line di analisi tecnica, qui ci vuole un po' di furbizia e capire che questa trend line che io ho tracciato da qui a qui, oltre ad essere anche una trend line ciclica, è anche analisi tecnica, quindi più o meno un po' più basso, un po' più in alto, questa è la zona di take profit. Quindi come minimo, come livello di take profit in macchina, io ho messo 1, 5, 8 e 18, che sarebbe il pivot che lo vediamo qui nascosto qui sotto. Però sono anche pronto a prendere profitto a livello del 50% di Fibonacci, che è questo. Ok? Quindi sappiamo come spinta ribassista che questo potrebbe essere il livello di take profit. Ok? Quindi 1,58,47 contro altri 27 pips di take profit. Livello di range giornaliero per arrivare fino a qui sono 144, 147 pips, quindi il livello di ieri di giornata ne ha fatti 140, il giorno prima ne ha fatti 150, quindi ci starebbe, vedete, questa è una giornata un po' più stretta, ne ha fatti lo stesso 135. Quindi bene o male ha un buon range operativo di 140 e passa pips, quindi potrebbe veramente oggi arrivare a questo livello del pivot. I pivot sono belli divaricati, belli lontani dall'altro perché il range è più ampio, quindi questo qui è possibile. Ok? Quindi
Qua in questo caso qui la campana gaussiana, però il max gauss è questo, doppio max che poi alla fine non è proprio sul massimo, vedete che tutte queste punte qui è il doppio max, doppio massimo, io ho scritto doppio max, questo è il max gauss, incominciato a scendere, con questo qui sarebbe il ciclo 3, devo incominciare a scendere. Altra definizione di chiusura o di trade o di segnale che dovete filtrare, la vostra mente deve essere un foglio assorbente, deve assorbire tutto quello che viene detto, tutto quello che c'è, tutto quello che si vede da leggere, dovete assorbire tutto, ogni cosa che c'è. Guardate, l'indicatore magenta sta tagliando al ribasso la linea gialla. Questo vuol dire che, come qui, va a finire sotto la linea gialla. Guardate, sotto la linea gialla, short, sopra la linea gialla, long. Ok? Quindi qui non va sotto la linea gialla, infatti, guardate, fa pochissimo e torna su. Quindi sono tutte cose, quando vedete qui una cosa del genere, sul max gauss, questo è lo short. Ok? Quando sta per partire, vedete come qua, non ce la fa, però qui sì, e allora qui parte, perché sappiamo che deve ripartire qualcosa. Ok? Quindi filtrate queste informazioni. Questo qui è comunque un segnale short. Ok? Quindi chiusura, distribuzione gialla, fascia temporale, short. Quindi da qui in poi, dove c'è stato anche questo segnale di metodo fascia, il metodo fascia ha pagato già 27, l'abbiamo già chiusa, l'abbiamo riaperta e la andremo a prendere in questi livelli qui. Va bene? Per l'euro dispiegata, va bene? Siamo a posto? Siamo in pista? Hai visto anche Ishi, anche per te che sei un po' appassionato di, anzi, me l'hai detto 2 o 3 volte, che sei contento del metodo fascia perché se lo usi giusto ne esci anche bene. Hai visto che ci sono anche delle cose da leggere ancora un po' più sotto, stare un po' più attenti? Magari perché l'euro-dollaro ieri ho fatto il long, ma oggi ancora non ho detto niente? Siamo nei massimi, se l'euro-dollaro birichino farà chissà cosa. Sotto c'è ancora un long da chiudere, ma non è un long da chart. Ok? Quindi però. A volte è meglio anche spostarsi su altri grafici, l'euro AUD, l'audio USD. Per esempio, l'audio USD, prima cosa, attenzione, io vi ho dato prima un segnale sul DAX. Sul DAX ho dato un segnale. L'avevo preso qui, era già anche sceso, ha fatto questa salita qui. Non c'è problema. Guardate la frattalità di 31 candele, quanto si ripete questa frattalità qui. Vedete, 31 candele da qui a qui, c'è long, short, long, short, long. Qui c'era lo short da fare fino a qui. Infatti questa qui è una zona longa alla fine, volendo. Però arrivando alla fine, che dovremmo arrivare alla situazione ribassista, ho incominciato a shortarlo da qui. Infatti ha fatto sì questa espansione rialzista alle ore 9, però cerca di tornare giù. Quindi a questo punto io tengo l'idea ribassista, che sarebbe da questa zona qui, ok? Più o meno questa zona qui. Tengo la situazione ribassista come minimo fino a qui. Quindi anche per il DAX finora vogliamo. Bravo. Il DAX almeno vogliamo tradarlo con il buon senso, un conto a parte, un conto per gli indici, quindi il DAX viene tradato a parte, non va, fa parte delle valute, non fa parte del forex, quindi lo tradiamo con calma, ok? Quindi anche qui andiamo a vedere comunque su H1 la campana gaussiana in queste zone qui cerca sempre di, anzi vedete qui una trend line di analisi tecnica, guardate che roba. L'analisi tecnica, ragazzi, il 5, 25, il 10% dovete sapere. Non dovete sapere di più, il resto fa solo confusione. Guardate che roba. Cioè, l'analisi tecnica di per sé va benissimo, ma non dosata proprio di poco. Guardate, questo è il massimo. Questo è il massimo. Ok? Guardate, anche se rimane un po' sotto, guarda. Eccola qui, questo massimo. E questo, magari adesso io qui non l'ho preso tutto, però uguale. Questo era un doppio massimo dell'analisi tecnica. Se notate, c'è anche un canale che io ho tracciato da qui a qui, quindi se ritorna qui sotto, ragazzi, è spianata la via per lo short. Okay? C'è tanta roba, lo so che c'è tanta roba, però anche il conteggio delle candele, sono cose che non vi serve tanta roba, però dovete anche imparare, avere una guida che vi porta a vedere queste cose che sono nel grafico. Ok? Audio USD, visto che l'abbiamo preso prima in anticipo, ok?
Io qui, infatti, non sono entrato, o sono entrato, no, non sono entrato, però vorrei vedere anche qui. L'audio si riprende, non è che ho sbagliato in chat, nessuno mi ha detto niente, però. In chat può darsi mi sia anche sbagliato. Eurodi, vediamo, qui vedo anche che tanti li hanno cancellati, va benissimo. Allora, Eurodi. No, non ho messo l'Eurodi stamattina, l'Audi SD, non ve l'ho messo. Ah sì. Il nucleo Audi SD, sì, ve l'ho già messo, ok, troppa roba, e a volte anch'io stesso vado in palla se ho messo o non ho messo. Quindi aiutatemi per favore, la chat non è una chat di segnali, ma è veramente per allinearsi per tante cose. Ok, bene. Zona di pullback. Questa qui è una zona di pullback. Guardate questo minimo qui, ritracciamento, zona di pullback. Guardate, precisa, 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 nonché altro, un bel livello. Ok, quindi zona di pullback. Me la segno qui con la penna. Da questa zona qui a questa zona qui è una zona di pullback. Ok, bene, abbiamo il minimo di Gauss qui, che non è il minimo di Gauss, perché probabilmente questo qui è il minimo di Gauss. Questa zona qui che vediamo è il max Gauss, quindi abbiamo prima gamba, seconda gamba, terza gamba, quarta gamba. Guardate la frattalità da qui, da qui, da qui. Guardate la frattalità come persiste. Quindi abbiamo tutto questo spazio ancora per vedere una situazione ribassista. Se noi andiamo a vedere, se facciamo il conto che sia una fase rossa, fase verde, fase rossa, vedete che elimino anche gli istogrammi verdi che sono degli errori, e poi qui c'è la fase verde. Guardate che storia, questa è la fase verde, se notate, questi li elimino, perché se notate sono tutti quanti delle lateralità. Sono delle cose che non hanno avuto impatto, quindi vengono cancellati fase verde, fase rossa, fase verde, mi manca la fase rossa, giusto o no? Quindi Audi USD, se volessi adesso dire la mia, secondo me addirittura è anche possibile entrare short. In primo momento non lo faccio perché ho tante cose da finire, quindi non faccio lo short di Audi USD, però notate, siamo anche sopra il 50%. È possibile entrare short sotto questa trend line. Cancelliamo tutta sta roba qui, sotto questa trend line di un canale, andiamo a vedere se ancora possiamo utilizzarle, perché a volte le analisi vanno anche riviste e vanno anche cancellate. Perché non vedi appena? Vanno viste e vanno anche risistemate. Allora andiamo a vedere questo canale qui. Persiste o non persiste? Questa qui è una trend line, la cancelliamo. Allora, questo qui è il canale che devo prendere da qui, ok, lo mettiamo dritto. Ti porto qui sotto. Ah, vedete che c'è una situazione un po' strana perché è ritornato qui dentro. Sì, se mi ritorna qui sotto, allora sì, perché allora avrei. Allora è un po' strana, questa cosa non l'avevo neanche notata. Avevo già scritto anche in metà distribuzione. Guardate, c'è analisi su analisi, avevo già fatto questa analisi qui. Vedete, 93 candele, non l'avevo neanche visto, forse l'ho fatta ieri, metà distribuzione. Quindi abbiamo ancora le altre 93 candele, quindi fino a qui l'avevo già fatta. Perfetto, guarda. Sono andato oltre a quello che avevo già fatto. Metà distribuzione, mancano ancora 93 candele. Allora, questa cosa qui è bella perché allora posso copiare questo canale e posso spostarmelo ancora più in basso. Oppala, me lo sposto ancora qui. Quindi io ho anche un altro canale, vediamo se riesco a metterlo bene. No, vabbè, dai, più o meno. Ok, perfetto, va bene anche così. Quindi abbiamo questa situazione qui di questi canali che sono diventano poi forche di pitch, che se il prezzo mi ritorna qui sotto abbiamo un buon livello di take profit in questa zona qui. Ok? Però io per il momento resto con il mio euro OD che adesso sta cercando un attimino di salire, ma non c'è problema. Ok? Questo è per il dollaro australiano contro il dollaro americano. Il nostro euro dollaro cosa ha fatto? Oh, zona di pullback. Vedete, infatti è fermo sulla zona di pullback, infatti mi fa chiudere il mio long. Adesso l'ho chiuso così.
Portiamo a casa, facciamo cassa. Non era un long da chat, ma l'ho chiuso perché non avevo neanche visto. Allora, vedete che qui c'è una situazione rialzista, quindi chiaro che mi farà prima o poi anche una fase ribassista. Togliamo questo segnale qui, zona di pullback, ormai la possiamo anche allungare. Vedete che poi sono veramente cose semplici perché tutti ce le abbiamo davanti il grafico. E questo è lo scopo di prima o poi che riuscite a fare anche voi la vostra analisi. Vedete che ha sfiorato anche il pivot, una cosa classica dell'euro dollaro che va a rompere le scatole per quelli che cercano di prendersi 2-3 pips in più e poi rimangono con la candela in mano, ok? Poi magari tra un pochettino ci va. No, la zona di pullback. Cosa vuol dire pullback, Giuseppe? Pullback. O rebound. Cosa vuol dire? Cos'è la zona di pullback? Non deve cambiare direzione, non è un cambio di direzione, ma è una zona di rebound, rimbalzo, pullback, dove viene respinto, ok? Io la chiamo pullback, si chiama rebound, come lo volete. Insomma, alla fine, dalla parte rialzista è arrivato in questa zona qui, campana gaussiana magenta con un massimo. Allora, se poi dovete andare ancora nei minimi termini del metodo fascia, se questo qui è il massimo della campana gaussiana magenta, quindi magenta. Vedete che la frattalità, infatti io nei template vi ho detto che si può usare anche nel minuto, non è che lo sconsiglio, ma direi di non farlo ancora, ok? Di lasciare stare il metodo fascia sul minuto, anche se i template valgono anche per il minuto. Perché? Perché frattalità non lo uso sui 5 minuti, l'ho potuto usare anche sui 15 minuti. I template sono anche per i 15 minuti, se non mi sbaglio poi. Ah sì, qui non l'ho messo, quello cambio, ok. Ok, quindi anche per i 15 minuti, però non ve lo consiglio, cioè vi consiglio, siccome è un metodo ciclico, quindi è frattalità 4 ore H1, 15 minuti e il minuto, vi consiglio però di non usarlo sui 15 minuti ancora, di usarlo più che altro su H1 e H4. Se questo è il max gauss della campana gaussiana magenta, che è questo, giusto? Quindi mi aspetto che incominci a scendere, perché poi sale di nuovo? Che cosa vuol dire? Quando è che abbiamo due max caos? Abbiamo anche tre max caos? Questo è il punto a favore per il metodo fascia, giusto? Esistono tre max caos? Avete mai visto il tre max caos? Io no, non l'ho mai visto. Anche perché già ha determinato, scendendo sotto la linea dell'85, che non esistono più max caos. Questo è l'ultimo. Quindi alla fine, primo max caos, secondo max caos della campana gaussiana magenta, io mi aspetto un ritracciamento, non dico inversione e non dico neanche cambio di direzione, perché sennò Peppe poi lui subito spegne tutto e gira tutto. Mi cambio un'inversione, vedete che c'è anche il pivot qui. Quindi oggi, per quello l'euro dollaro, io oggi non l'ho toccato. Lo toccherò di mano soltanto se il prezzo scende o mi arriva al 50%, come arriva al 61,8 e riparte. Quindi potrei fare il primo trade qui e il secondo trade qui, quindi size 1, size 2, ok? Oppure se mi arriva sul 50% dove c'è anche il pivot, ben che venga, perché poi me lo trado di nuovo rialzista. Quindi cosa vuol dire questo? Se questa è la campana gaussiana magenta chiude, vediamo se ritorniamo, chiudiamo tutto il giro che ho fatto. Che cos'è questo qui? Campana gaussiana magenta, che cos'è? Dai, vediamo qualcuno che mi sa dire che cos'è. Nessuno? Bravissimi, bravissimi. Questo è il ciclo 1, però attenzione, attenzione, c'è una dinamica diversa. C'è una dinamica diversa. Qual è la dinamica diversa? Sul metodo ciclico, probabilmente il ciclo 1 è già finito qui. Questo è l'1, questo è il 2, ha fatto un nuovo massimo. Questo, a comparare i due metodi, mi porta a capire che se adesso io vado sotto questo minimo qui, ahimè, potrebbe essere un 5-2 ribassista, quindi non più tornare su questa zona rialzista. Ok? Però, onde andare a speculare, andiamo a vedere, così abbiamo anche la prova del 9, sui cicli. Cicli, il settaggio, comunque il settaggio del fascia, e i cicli sono praticamente frattali, sono simili, però andiamo a vedere l'H1 cosa fa. Ok, guardate, qui mi parte assolutamente, questo è il minimo assoluto, guardate, solo anche qui, questo è il minimo assoluto, ok?
Quindi è questo il minimo di Gauss. E qui non si scappa. Quindi minimo di Gauss, qui, mi parte un ciclo 1, qui, vedete che già cambia la... Già cambia. Potrei anche fare un ciclo 1 fino a qui, fammi vedere. Poi vi informerò sulle scatole temporali. Questo è il 4S. 4S. Una Y. Ok, perfetto. Allora, com'è questo ciclo 1? Quando non si sa e non c'è chiarezza nelle cose, la cosa migliore è stare fermi. Vediamo qualcuno di voi che riesce a stare fermo. Riesci, Peppe, a stare fermo una volta tanto? Quando non hai le cose chiare, riesci a stare fermo? O no? Son di imparare, rimarrai fermo, ma perché... Allora, se questo è il ciclo 1, questo è il ciclo 2 e non è ancora finito, deve chiudere. Quindi, fino a prova contraria, se mi parte poi un ciclo 3, allora io farò, vedete, la posso spostare, guardate la frattalità ad occhio, la sposto ad occhio, la frattalità di queste... di questi spazi, eccolo qui, più o meno, ok? Quindi qui avrei o un ciclo 1, che è questo, e questo è il ciclo 2, che ci sta perché ha fatto un nuovo massimo, però c'è una scatola temporale che mi dice, guarda che qui probabilmente è finito questo il ciclo 1 e questo è il ciclo 2. Ok? Quindi, aspetta che rispondo. Ok, quindi 1 e 2, oppure qui finisce l'1 e siamo nel 2. Quindi questa è la cosa, visto che non so dove sono, me ne sto fermo. Ok, in base alla rottura di questo minimo qui. Che è possibile che lo faccia, visto che c'è anche il pivot scoperto, potrebbe farmi anche la chiusura del ciclo 2 o la chiusura del ciclo 1. Allora, ciclo 1 qui, ciclo 2 che è ancora qui, quindi potrei farmi anche il ciclo 2 fino al pivot e poi ripartire con un ciclo 3. Una cosa che è un po' forte in questo caso è la campana gaussiana che sta partendo. Quindi, onde adesso vedete quant'è complicata la fine, ma anche semplice. Se io vado a vedere che la campana gaussiana è questa, posso far capire che questo qui, in atto, da questa zona qui, magari, oppure da qui, c'è un ciclo 1, che non è questo, ma è questo. Quindi questi che vedete non sono cicli. Ok? Sono cicli, però non sono di lettura. Essendo poco facile adesso ricavarne un usufrutto da questi cicli, messo sta scendendo l'H1 il minuto, vado su H4 e dico, ok, dove sono? Il minimo, quello che è successo prima non mi interessa, vado a vedere logicamente se contiene tutto. Allora un 1, un 2, questo è un ciclo 3. Ciclo 3, però oltre ad essere un ciclo 3, che cos'è? Allora io potrei anche definire che il ciclo 2 finisce qui, pattern 4S, e questo è un 3 che non è completo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che è una distribuzione irregolare, visto che questo qui sul minimo, questo potrebbe essere il ciclo 1. Quindi in ogni caso sul minimo assoluto io sono nel ciclo 1 e sono ancora forte perché questa è la prima gamba. Quindi onde evitare di andare a fare cavolate su time frame più stretti, se io adesso dovessi fare un'operatività assolutamente sceglierei di fare un long, ma lo faccio guardando l'H4. Ok? Vogliamo sta roba qua, allora, togliamo Fibonacci, lo metto su questo minimo qui, non avendo altri punti, vedete che non ho altri punti, c'ho solo questo, non ho altri punti, il Fibonacci per il momento non mi interessa. Tolgo tutte queste robe qua che ormai non ci servono più, vediamo un po' di caos dei grafici, vabbè, questa qui al limite me la posso mettere qui.
Quindi ho questa situazione ciclica che comunque dovrei essere su un ciclo 1. Perché sono in un ciclo 1 e non in un ciclo 3? Adriano, dai, dai che ti stai ciclando anche tu. Peppe, perché non è un ciclo 3 ma è un ciclo 1? Perché non è la continuazione di un ciclo 3? Dai, avanti, ragazzi. Nessuno? Va bene, Michele, va bene, dai. Poi, che formazione abbiamo all'interno del ciclo 3? Sapete che ho un dolore al petto destro per via del mouse. Sarà strano, ma sarà. Allora, chi è questo? Ok. Ok, perfetto. Allora, ok, allora, beh, perfetto, adesso mentre non ho guardato mi state scrivendo tutti formazione al condo. Chiaro, perché se questa qui è la partenza, questo qui è coso, se dovrebbe chiudermi dovrebbe andare qui sotto oppure mi fa così, quindi questo qui è un condo. Quindi assolutamente io so già che questo sono nel ciclo 1. Ok, adesso ciclo 1, questa qui è la zona di pullback, l'abbiamo visto prima, quindi più o meno il 50% potrebbe arrivare in questa zona qui. Bene, tanto Euro Audi torna in positivo l'operazione. Questo mi fa piacere perché anche il DAX sta scendendo. Benissimo. Allora, benissimo. Quindi per l'euro-dollaro, proprio per questo motivo che su H1 non so dove sono, su H4 so dove sono, ma è una prima gamba da una discesa molto forte. A questo punto va bene lo stesso, anche se non lo usiamo, mettere un Fibonacci per capire dove siamo. Ah, guarda caso, guarda dove siamo. Sembra incredibile, ma siamo sul 38,2. Quindi siamo comunque in una situazione che da questa discesa qui ne ricavo solo un piccolo ritracciamento. Quindi non sapendo dove sono, l'euro oggi non l'ho tradato. Avete visto quanto è semplice esimere una coppia? Proprio dire, ok, non ti voglio tradare euro-dollaro, non mi piaci. Bene, non mi piaci, però. Poi io so che tanti andranno a usare il metodo fascia sul minuto, mi sono già pentito che ho messo i template anche per il minuto, però siccome è fatalità lo devo fare. Allora, arriviamo qui. Arriviamo in questa zona qui con campana gossiana in chiusura, più o meno su questa zona qui potrei anche dirvi che. Scusatevi, che in questa zona qui più o meno è. Pips più, pips in meno, mancano ancora una decina di minuti, riusciamo a vederla anche assieme. Sulla campana gaussiana in chiusura potremmo cominciare a pensare a una situazione long. Allora, in questo caso, vedete che il trading è facile, guardate, la cosa più difficile non è il trading, la cosa più difficile è lavorare su noi stessi, perché purtroppo, lo dico veramente, è una cosa che prendiamo questa o prendiamo questa, prendiamo questa. È una cosa che purtroppo noi non riusciamo a gestire. Io so che chi fa trading, la prima cosa che vede sono soldi facili ed è la cosa più sbagliata che esiste. Devi vedere questo qui come mestiere, devi godere del piacere di aver avuto ragione, non dei 10, dei 50, dei 100 euro che fai in un trade. Questo no, del piacere di avere ragione. Quando hai ragione,
allora tutto il resto viene da sé. Se invece andate a vedere, ah, voglio uscire da dove sono, voglio uscire dalla situazione brutta di lavoro che ho, voglio fare i soldi, cominci a perdere ancora più soldi e tutto il resto. Quindi non vale la pena. Faccio un giochettino con questi canali, io li copio e ne trasporto un altro più in alto portandolo indietro. Andiamo a vedere dove va a finire. Guardate che il trading è facile, ok? Vedete come alla fine si è preso questa espansione qui? Se io adesso io spostavo questo candele, infatti l'avevo pensato, io spostavo da qui a qui, mettiamolo qui, cancelliamo questo e copiamo solo questo qui con questa, su questa zona qui o su questa zona qui, io direi su questa. Ok, lo copio e lo porto indietro. Guardate, ah, no, si sposta troppo, no, allora era meglio quello di prima. Vabbè, non importa, dai, porco, che figuraccia. No, vabbè, non importa. Era soltanto per farvi degli esempi. Voi dovete giocare su questa cosa qui. Non ci interessa neanche il massimo. Prendiamo solo questa espansione qui. Allora, se il prezzo adesso arriva dalla parte alta alla parte bassa, oggi c'è un casino di cose da fare, di lavoro, e tutti mi scrivono logicamente a quest'ora qui, perché io mi alzo. Server 1 se io mi alzo alle 5, un attimo, scusate, insomma. Allora, se io mi alzo alle 5 e chi si alza alle 7, 8, 9, 10, cominciate a scrivermi, ragazzi, io ho già mezza giornata di lavoro che mi sono portato avanti, quindi cercate di concentrarvi, non tutti alle 9, alle 10, perché sennò diventiamo pazzi. Poi io do veramente di pazzo. Allora, perché, quando è che faremo il long adesso? La dinamica di questo long sul minuto, per esempio, è in watch list, è lì, non disturba. Non l'ho fatto, lo posso fare, posso eliminare l'euro AUD che comunque è in positivo, cambio dall'ora, ora delle 10. Cos'è? Allora, questa è bellissima perché c'è il cambio delle 10, quindi ricordiamoci, questa candela qui è la candela che ha iniziato la candela H1. Guardate quanto è bello fare trading quando abbiamo tutto quanto pronto. Guardate, se mi dai la trend line, ok. Allora, noi abbiamo questo open price. Questa è la candela che determina la partenza delle 10. Ok? Lo mettiamo un attimo più stretto. Ok? Quindi io vorrei andare long, ma non lo posso fare, prima cosa perché questa è la prima candela. Cosa mi manca? L'effetto palloncino. Questa la mettiamo gialla. Che è un open price. No, questo è il secondo minuto. Dov'è che devo andare long? Posso andare long adesso? No, i tempi non sono giusti, c'è ancora spazio perché debba chiudere. Ok, poi non è andato sotto, quindi questo mi determina già. Ok, da qui non posso fare il long, non lo posso fare neanche lì. Può andare a rompermi tutti questi massimi, ma non lo farò neanche se mi pagano. Fibonacci, livello del 50%, tanta roba, vero? Quindi in questo caso qui io aspetto che mi torni sotto questa zona qui e mi ritorni vicino a questa zona, cioè su questa linea qui, più o meno, candela in più, candela in meno, ma più o meno questa è la zona. Se mi fa questo, guardate il 50% come respinge, ok? Che poi ho anche sbagliato a metterlo di poco, ma va bene lo stesso. Temporale, guardate, sta andando sotto l'open price, quindi automaticamente diventa una candela croce. E poi diventa una candela rossa e poi diventa di nuovo una candela verde, quindi fino a quel primo contrario devo aspettare ancora un attimino, un paio di minuti, quando la candela andrà qui sotto, magari addirittura vicino a questa zona qui, allora mi farò il long, perché siamo, tanto l'euro di ragazzi, se non ci piace lo chiudiamo, perché siamo in chiusura di una campana gaussiana sul minuto. Okay. Qui ho spostato un po' i tempi, ma ci siamo. Quindi probabilmente è partita in questa zona qui. Guardate, primo, secondo, massimo, minimo di Gauss, quindi 1,
2, questo potrebbe essere il 3, ok? Quindi quando arrivo in questa zona qui, intanto cerco di fare il long perché sono le ore delle 10. Però ancora non c'è spazio. E qui ci vuole la pazienza di aspettare, perché più criteri di probabilità buona hai, più hai la buona riuscita del trade. Se invece hai il dettino che ti preme, chi è che mi ha scritto oggi, se me lo ricordo, perché ho già risposto a tanti, mi ha scritto sì, ieri ero un po' in ansia, poi ne sono uscito bene. Non devi essere in ansia, non deve essere ansia, deve essere adrenalina. Se è ansia, stai sbagliando qualcosa. Se è ansia, vuol dire che hai sbagliato le size. Ok? Poi di nuovo ve lo dico e poi non ve lo dirò più, ma continuerò a dirlo ogni volta perché già mi conosco. Non fate DAX oppure indici o gold, commodity, cose del genere nel conto normale di Forex. Fatemi un conto separato per gli indici. L'oro lasciatelo stare, lasciatelo tradare a chi vuole tradare l'oro. Ok? Per il momento l'oro si può tradare perché è in una situazione di lateralità, ma appena lui scappa, scappa e vi porta via anche il conto, scappa con tutti i vostri soldini. Quindi lasciate stare l'oro. Fatelo dire da uno che dopo 20 anni ne ho fatte tante, io ne ho prese anche tanti di schiaffi da loro. Ok, torniamo noi alla nostra situazione operativa su questo cross che è l'euro dollaro. Ok, meno male, siamo in una situazione adesso che potrei già pensare. Nei tempi long, guardate che bello l'euro AUD. Allora, nei tempi long dell'euro dollaro sono questi. Perché non posso andare ancora long? Ah, l'avevo già messa qui. Perché non posso andare ancora long? Cos'è che mi impedisce di andare long? Può andare long e se mi spara il prezzo, perdo il mio trade, non importa. Ma perché posso andare, non voglio andare long? Dai, ragazzi, ragazze, perché no? Non ha fatto il nuovo massimo, no, non c'entra. Se mi fa un nuovo massimo, io ho perso il trade che volevo fare perché ormai è già andato su. Perché no? Ovvero ho toccato la linea blu. No, 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 no. Vedi, ti stai già concentrando nel prezzo, ma non hai seguito una dinamica. Faccio un long su un segnale short di indicatore? Ti sembra giusto? Sembra giusto fare un long su un segnale short di indicatore? Al limite, devi focalizzare che questo era un segnale long, questo era un segnale long, questo al limite era un segnale long, questo era un segnale long, ma questo è uno short, questo è uno short, questo è uno short e questo sarà pure uno short. Ah, ma Paolo, ma allora queste cose qua io non le avevo viste. Ragazzi, occhi aperti perché nel grafico c'è tanta roba. Ma se tu vuoi fare il trader, devi avere non due occhi, neanche quattro, sei, otto, dieci. Devi avere come un UFO, devi avere gli occhi tutti attorno, devi girare attorno a te stesso. Ogni tanto, io adesso in questi mesi qui cambierò la mia sezione di trading, mi metterò i monitor un po' più piccolini, che questi qui sono troppo grandi, e mi metterò tanti monitor sul muro un po' più lontani. Ogni tanto allontanatevi con la sedia dal monitor e guardate da lontano la panoramica. Allora vi renderete conto di dove siete. Dovete cercare, vedete, adesso già incomincia a diventare interessante perché è andato a fare sotto l'open price la sua piccola spike, quindi sulla candela H1 abbiamo adesso un risultato come minimo di effetto palloncino, ma non mi basta ancora perché non andrei long, perché ancora siamo nella situazione short. Immaginatevi che questo sia veramente un ciclo 3, cosa potrebbe succedere? Prima gamba, seconda gamba, terza gamba, quarto, no, tu storto adesso. Prima gamba, seconda gamba, terza gamba, quarta gamba. Ah. Ma allora, se io ho il segnale short che sto facendo adesso, io prima di fare un trade guardo tutto. Guardo se c'è, c'è, se non c'è, no, se non c'è, non lo faccio. Perché adesso c'è un'altra situazione che è carina. Ma non è una situazione carina, sebbene non sto facendo il segnale short. Campana Gauss anche a partire. Questo qui potrebbe essere il minimo di Gauss, giusto? Bene.
In ogni caso, questo potrebbe essere il minimo di Gauss, potrebbe farmi un secondo minimo di Gauss, quindi anche questa è una cosa che devo tener conto. Quindi a questo punto io aspetto sì il segnale short, aspetto la fase temporale, aspetto che mi faccia come minimo questa zona qui e questa zona qui. Quindi a passaggio di tempo, zona temporale. Infatti notate, se io adesso vi metto una stanghetta qui, e la vado a copiare e la sposto più o meno nella distanza da qui. Ho su questo minimo qui 24, 25 candele. Qui vedete che ne ho 23, quindi sposto ancora 25. Notate che qui sotto ci sono diversi. Dopo vi spiegherò nei webinari perché ci sono queste cose. Non è che nascondo, però vi ripeto: questa distanza che sono 39 candele, mi pare. Va a caso, potete metterlo a caso, prima o poi automaticamente i grafici si riallineano, quindi potete mettere a 35, potete metterlo anche a caso, funziona lo stesso. Ok? E allora, Paolo, devo andare long o devo andare short? Non devi andare da nessuna parte, devi stare fermo, 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 fermo. Se il prezzo adesso scappa a rialzo, vabbè, non importa. Se però il prezzo scende, vedete, sta facendo un segnale short, arriva un po' più giù qui, allora è il tempo di ripartire. Allora, col prossimo segnale long, base a dove siamo, possiamo andare long. Ma se non fa questo, noi non facciamo le cavolate. Non facciamo il tre da stupidino che vuole già ha memorizzato che le chiavi del Ferrari le voglio attaccare lì. Non è questo. Il trading non è questo. Ci vuole una pazienza terribile. Ma a fine giornata, come ieri, avete tirato le somme? Io ho tirato le somme, sono stato contento dei miei trade, sono stato profittevole, ho portato in cassa, come scritto in chat. Non è che la chat io la scrivo in base a quello che faccio, quello che non faccio. Se io il trade lo faccio prima, se io vi dico dove fare il trade, vuol dire che l'ho fatto. Se poi alla fine della serata ho detto porto in cassa, porto in cassa, porto in cassa, ieri ho portato in cassa 3-4 volte solo in chat. Ma i segnali li ho dati prima, o comunque i trade li ho memorizzati prima, però c'è un motivo. Adesso non vi dico di seguire la linea 100% lazzata, perché sennò non ha senso. Ok? Attenzione, torniamo un attimino, visto che abbiamo questo, torniamo. Prima cosa, visto che sto per finire il webinar, vedete da quando c'è stato il trade, che era più o meno, dove è il mio mouse? Più o meno in questa zona qui, mancavano 10 minuti, sono passati adesso 15. Alessandro, sono in webinar, cavolo. Io rispondo nemmeno perché deve imparare anche lui che sono in webinar. Allora, torna qui, in questa zona qui, lo lasciamo monitorato, però guardate che già sull'H1 a questo punto sta facendo il mio effetto spike. Quindi io no, magari anche mi sbaglio poi a fare lo short, però almeno lo faccio nel possibile di prendermi anche 10 pips, poi lo chiudo. Allora, teniamo un attimino, tanto facciamo caricare questo, il fascia, poi andiamo su questo. Guardate, il segnale short l'abbiamo fatto prima, l'abbiamo fatto qui dove era andato in positivo. Alessandro, sono in webinar, non posso rispondere adesso. Ok. In questa zona qui dove aveva cominciato a fare lo short, adesso ha fatto questa candela lunga così, poi è tornato giù, adesso sta tornando giù. Quindi io vi chiedo veramente di avere la possibilità di usare un conto di trading giusto e di fare del trading con il buon senso, perché può scappare a un certo momento, può scappare il prezzo. Ok? Quindi queste cose qui, orario di apertura delle borse, scappa così alle 9 e noi siamo preparati, perché comunque dovrebbe tornare in questa zona qui. Va bene? Bene, andiamo però a vedere che cosa ha caricato il metodo fascia. Il metodo fascia Euro AUD con il nostro bel trade. Ah, è tornato lì. Cavolo, ma le sa tutte, una più del diavolo. Sono il diavolo. Sto scherzando e mi piace scherzare, voi lo sapete. Però, cavolo, mentre scherziamo e non scherziamo, io penso che sto facendo fare del trading positivo a tanti di voi, perché in chat veramente siete tantissimi, non mi immaginavo una cosa del genere. Ma oltre a questo,
sto propagando diversi metodi di trading, strategie e tutto il resto, lettura dei grafici. Quindi avessi trovato io 20 anni fa qualcuno come me, sarei stato molto più contento, mi sarei risparmiato tante cose. Però lo stesso io so che non vi risparmierò le cavolate che fate, non vi risparmierò le sconfitte, non vi risparmierò che perdete il conto, che bruciate un conto, perché alla fine certe volte in 15 giorni hai duplicato il conto, Adriano. Bene, allora facciamo metà e metà, no? Se hai duplicato il conto vuol dire che sei contento, no? Se sei contento, facciamo così, rimani. Non devi essere contento di quello che hai fatto in denaro o di quello che hai fatto. Devi essere contento che finalmente hai trovato una luce sui grafici. Hai trovato qualcosa che ti porta ad operare, giusto, no? Ok, vedete, io lo short l'abbiamo fatto qui in alto, ma con dei motivi ben precisi, tipo questa cosa qui. Vedete, sta rompendo questo minimo, la fase short, fascia temporale short fino alla fine. Ah, non ci sei dentro l'Academy? Non ci sei dentro? Ah, non lo so. Boh, se non ci sei, mi dispiace. Vabbè, non lo so io chi c'è dentro l'Academy. Mi tolgo queste cose qui alla fine. Ok, comunque, tornando a noi, vedete, anche ha fatto un segnale short di metodo fascia sui 5 minuti. Ok? Va bene. Perfetto, quindi euro di è andata bene. Adesso andiamo a vedere l'euro dollaro, ma lo volevo vedere seguire sui cicli, per vedere se possiamo fare ancora il long. Euro AUD short, qual è la controparte, Peppe? Senza pensarci. Euro AUD short, qual è la controparte? Bravissimo. Allora, se l'euro dollaro va short, se l'euro AUD va short, sulla fase temporale long, sul segnale long, io sono praticamente nella zona giusta, posso incominciare sull'open price della candela a cercarmi un long di euro dollaro. Molto semplice. Long adesso di euro dollaro per me, come mi piace sempre dire, nella fase temporale, vicino alla fase temporale frattalità, ok? Guardate, in questa zona qui, io cerco il long guardando sul minuto, ma probabilmente pensando già ai time frame superiori. Allora, io qui ho un altro motivo perché sono andato long. Questo qui potrebbe essere il minimo di Gauss. Adesso Paolo, non mi far fare brutta figura, euro dollaro vai su, non mi far fare brutta figura adesso, che siamo dal vivo, mi raccomando. Qui abbiamo una trend line che sarebbe la rispinta, una trend line di questo canale che probabilmente potrebbe anche, quindi ho già un piano B, però sulla fase temporale del tempo il trade va su, se mi arriva già in questa zona qui posso decidere di portare a casa perché sono andato pesante, ok? Cavolo, ma tutte lui? Guardate, il 38,2 di Fibonacci, già si potrebbe chiudere il trade. Sta andando sul canale alto, ma perché abbiamo fatto questo? Abbiamo aspettato di avere un effetto palloncino, una cavolata che me la sono inventata come idea, effetto palloncino. Molto semplice, quindi questa che sta formando adesso è la candela, guardate, è arrivato sul canale, è la candela H1, ok? Siccome la candela era partita qui, aveva già cercato di andare su, questo è il primo corpo della candela. Se adesso mi rompe questa zona qui, la candela diventa più grande. Ok? È normale che ha trovato questa zona, ok? Che ha trovato un 50% di Fibonacci. Quindi segnale long. Ricordiamoci, siamo ancora nel segnale long, lo tengo ancora perché probabilmente dovrebbe darmi prima o poi un segnale short, quindi ancora lo tengo. C'è una spinta di volatilità, sono le 10 e un quarto, 10 e 16 minuti, siamo oltre al minuto del webinar, non importa, tengo ancora perché secondo me dovrebbe ripartire sopra questo canale e portarsi su. Però attenzione, questo qui è l'espansione al 50%, infatti notate che questo 50% si è fermato. Va bene? Nel frattempo, che lasciamo stare l'euro dollaro, che magari anche va a fare quello che Paolo ci si aspetta, l'euro AUD, me lo metto sull'altro mondo, l'euro AUD ha rotto il minimo della candela precedente, quindi siamo a posto. Guardate, in tempo reale, ma senza
che me lo faccio, lo dico anche per vantarmi un attimino, ma perché ci sta. In tempo reale noi abbiamo aspettato una quindicina di minuti per fare un trade vincente. Se imparate questa cosa qui, imparate l'arte del fare trading con i cicli. Ok? Ed è tutto quanto nel blog. Guardate, in tempo reale. Ci sta o non ci sta? Ok? Quindi adesso, prima di evitare che ci sia un rimbalzo che non sia consono, si deve anche poi andare a vedere che sui cicli, quelli superiori, non si sa dove siamo, ok? Quindi qui sì, siamo ancora rialzisti, però sull'H1 vedo che c'era qualcosa che non mi piaceva, quindi stiamo tornando qui, ragazzi, visto che siamo andati abbastanza pesanti, incominciamo a chiudere una parte, guardate che bello. Onde evitare. Livello del 61,8, vediamo se lo rompe. Chiuso l'euro-dollaro, chiuso. Abbiamo guadagnato 5-6-7 pips. Quanto abbiamo guadagnato? 5-6 pips. Due lotti. 120 euro. Me ne frega che sa, può salire ancora, non mi interessa. Ok? Avete capito? Questo è il trading che io cerco di propagare. Poi, se volete ancora stare lì a fare i 50 pips della vostra vita, i 100 pips della vostra vita, fateli volentieri, io preferisco 5, 6, 7, 8 operazioni da 10 pips, porto a casa il malloppo, come dico io faccio cassa, e ho fatto cassa, ok? Perché voi siete un'agenzia di trading, voi siete una ditta, voi siete l'operaio che va a lavorare e tutti i giorni dovete portare a casa 5 pips qua, 10 pips là, quindi dovete fare cassa, dovete fare l'incasso giornaliero, ok? Così funziona il trading. Grazie a tutti della partecipazione. Dimostrazione non lo fare Giuseppe perché no, fare due lotti sono bravi tutti, però fare il trade non sono bravi tutti, quello è il problema. Tu devi fare un 002, anzi dovresti fare ancora un 00001 perché fai due passi in avanti e quattro indietro, neanche uno indietro, capito? Quando ne farai due in avanti e uno indietro, due in avanti e uno indietro, allora sì, ma fino a quando ne fai uno in avanti e due indietro, purtroppo dovrai tornare a fare i microlotti, ok? Quando sei capace di fare trading, allora puoi fare anche questi movimenti qui, ok? Grazie a tutti della partecipazione, ci si sente giovedì mattina per il webinar classico e per il meeting, domani mattina probabilmente per chi è in chat, chi è nell'Academy, domani mattina faremo uno spuntino di training come quello di stamattina, va bene? Ok? All'improvvisa vi metto il link sulla chat e via, e si parte. Ciao a tutti, ciao, buona giornata a tutti, ciao ciao.